Ah, come ben saprete, non mi interesso molto di fitness community, cose del genere, né di morti, di bodybuilder che non sono importanti, mettiamola così, cioè se un bodybuilder è open, classico, 212, più o meno importante, ok, allora mi interessa perché penso sia relativo al mio lavoro di cronaca, mettiamola così, nel bodybuilding, però ogni tanto mi dicono, ma hai visto tale tipo bla 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 che ha fatto tale cosa? E io non so chi sia perché non seguo fitness community, cose che non sono di bodybuilding. Quindi alcuni di voi sicuramente sapranno già di chi sto per parlare, perché per l'appunto l'unica morte nel bodybuilding che mi ha toccato è quella di Rich Piana. Ne ho già parlato altre volte. E chi segue il mio canale sa già più o meno come la penso su Rich e devo dire che all'epoca nell'estate 2017 mi pare sono già passati 6 anni, una cosa spaventosa come passa il tempo, mi aveva colpito molto perché, come detto, pur non seguendo fitness community e cose del genere, seguivo molto Rich Piana, mi piaceva molto, ancora oggi mi capita di guardare i suoi video, non tutti i giorni, ogni tanto, però di recente li stavo guardando, quindi ho pensato di fare questo video perché è come guardare, non lo so, una serie, un film, perché aveva fatto alcune serie appunto di video tipo Bigger by the Day dove si stava aggigantando, oppure Better by the Day, cose del genere, The Resurrection of Rich Piana, la resurrezione di Rich Piana. Ed erano più o meno tutti uguali come video perché faceva in genere un'introduzione in cucina, poi faceva la colazione, shake time, goddammit, poi si allenava, poi faceva lo sgarro, tipo andava al McDonald's, da fast food in generale, si prendeva da mangiare e poi c'era sempre qualche altro discorsetto in mezzo che era interessante. Molti, non dico che lo odiassero, però non piaceva a molti perché appunto si era un po' deformato il fisico e questo è vero, cioè impianti sottocutanei, non sindaco, proprio impianti a livello di avambracci, pettorali, tatuaggi strani. Avevo fatto un video anni fa che mi pare si chiami Analisi dei tatuaggi di Rich Piana, se lo ritrovate penso che fosse un video interessante. Non lo guardo da quando l'ho fatto, però mi ricordo che mi era piaciuto farlo. Quindi era un vero e proprio mutante, tant'è che all'epoca, prima della sua compagnia integratori, 5% Nutrition era sponsorizzata dalla Mutant, è sempre stato molto estremo, però in questa sua estremità, secondo me, c'era molta sincerità, anche perché pur non interessandomi discorsi di doping, come doparsi, che sostanze usare, eccetera, 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 magari per molte persone che si dopano o che volevano iniziare a doparsi, hanno trovato consigli utili per fare le cose in maniera più sana possibile, mettiamola così, perché lui dava anche consigli su che tipo di roba prendere, come assumerla, tutta una serie di cose relative agli steroidi che non era toccata da nessun altro personaggio, bodybuilder e non, cioè fitness community o non, e non. Quindi secondo me ha fatto un lavoro anche di informazione, di infotainment, quindi informazione e intrattenimento, che ha accomunato molte persone nell'interesse che suscitava Rich come personaggio. Poi comunque era un bodybuilder che non è mai diventato bodybuilder, avevo fatto anche un video che si chiama Il Miglior Rich Piana, perché secondo me se avesse gareggiato nel 2023 sarebbe diventato pro, perché aveva un ottimo fisico quando gareggiava prima di distruggersi a livello di impianti e cagate varie ed eventuali che ha fatto. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, però era un ottimo bodybuilder, si allenava anche bene, anche i video dove si allenava erano fatti bene, nel senso che aveva un'esecuzione corretta, dava consigli utili anche sul lavoro, sulla vita, relazioni. Cioè io penso che molte persone, non sto parlando di me, abbiano trovato in lui un punto di riferimento per la sincerità che emanava nei video. Poi non sto dicendo che fosse sincero al 100%, non sto dicendo che non avesse anche lui momenti del cazzo, che fosse un santo, perché nessuno è un santo, però
Però traspariva una voglia di aiutare gli altri, un approccio sincero che non ho visto da altre parti, cioè non cercava spudoratamente di vendere i suoi prodotti, anche se li utilizzava, non cercava di far proselitismo, era molto diretto e molto sincero. Mi ricordo che anni fa, quando mi svegliavo, guardavo subito i video Bigger by the Day, con tutte le minchiate annesse e connesse che faceva, di cui parlava, e quindi quando è morto mi è dispiaciuto molto, perché avrei continuato a seguirlo, sarebbe stata l'unica persona della fitness community che avrei continuato a seguire volentieri. Chissà cosa starebbe facendo adesso, perché avrebbe più di 50 anni, se non sbaglio era del 70, quindi avrebbe sui 53 anni più o meno. Secondo me ha lasciato un vuoto che non è stato più colmato, perché non c'è stata un'altra figura come la sua, così estrema, ma anche così in grado di accomunare le persone. Perché prima che diventasse un fenomeno da baraccone YouTube, lui ha parlato di tutto, cioè, come ha detto, di steroidi, di allenamento, di problemi, di emozioni, cose che possono accomunare tutti, bodybuilder e non. E sicuramente ci sono tante persone che hanno seguito Rich nonostante non si allenassero, nonostante non avessero interesse nel bodybuilding e in tante altre cose, perché appunto era un personaggio che ti catturava. Ne ho parlato tante volte, non sto giustificando chiaramente niente di ciò che ha fatto, perché non mi interessa giustificare gli altri. Però mi ricordo che all'epoca mi era dispiaciuto molto, ancora oggi ogni tanto mi trovo a pensare che, non dico che mi manchi, però mi manca un po', forse quel periodo della mia vita, che comunque è stato anche grazie a Rich che ho fatto certe cose, mi ha accompagnato anche così come ha accompagnato altre persone con i suoi video, ed erano video lunghi, anche di 50 minuti, ne pubblicavano al giorno e ogni giorno lo guardavo per intero. Ogni tanto mi capita ancora di rivederli e pensare che mi piacerebbe vedere i suoi nuovi video. Comunque, questa è stata l'unica morte nel mondo del bodybuilding, se vogliamo chiamarlo bodybuilding, che mi ha toccato. Quindi fatemi sapere che ne pensate di Rich, se anche voi lo seguivate, se non sapevate chi fosse. Nient'altro, buona.